Ciao a tutti e benvenuti nel nostro quotidiano appuntamento Io resto a casa. In realtà questo video è adatto anche alla rubrica Capellomanie per principianti, quindi lo troverete in entrambe le playlist e visto che ho un po' di tempo in più a disposizione, ho deciso di provare a realizzare un format diverso. Infatti mi vedete struccata con i miei orribili ma funzionalissimi grappini per tenere indietro i capelli perché proverò a truccarmi con voi mentre vi parlo. Non garantisco l'efficienza del risultato perché sì, sono una persona multitasking, ma su queste cose no, io e il trucco non andiamo particolarmente d'accordo, però ci proviamo. Fatemi sapere se come format vi piace. Prima di cominciare, dei grappini ho parlato in un vecchio video che vi lascio linkato su nelle schede e giù nell'area info box. Fanno parte di un set che ho preso su Amazon. Non mi venite a dire sono orribili, non ci uscirei mai, come mi ha commentato qualcuno quando ho postato la foto su Instagram all'epoca, perché non sono fatti per uscire. Se uscite con questi cosi, non è che state tanto bene col cervello. Questi servono per tenere indietro i capelli quando lavate il viso, oppure come in questo caso quando vi truccate. Allora, innanzitutto io preparerò il mio viso con il tonico dell'Ambrosia, vi lascio su nelle schede giù nell'area info box la recensione e gli articoli appunto alla recensione a questi prodotti che ho trovato fantastici. Lo utilizzo come base perché mi piace l'effetto che dà di compattamento della pelle, ma oggi in realtà io vi voglio parlare di un argomento che pensavo fosse troppo pesante, troppo accademico, diciamo così, ma che in realtà quando vi ho chiesto il parere voi sembravate molto interessate, ossia alle ragioni per cui i capelli possono presentare sebo in eccesso, perché si può avere il problema della seborrea. Intanto mettiamo un po' di burro cacao. Allora, non vi dirò le marche delle cose che uso perché essendo in isolamento io sto praticamente approfittandone per finire tutte le cose vecchie oppure le cose che le persone mi regalano di marche bognè. Non voglio consumare le cose delle marche eco bio e cose carine che compro io perché non avrei modo di andare a ricomprarle. Non penso proprio che questa situazione finirà tra 2 settimane, come dicono. Quindi è inutile che vi dica le marche, perché sono marche che io non vi consiglierei, sinceramente. Le sto usando solo per non buttarle. E le origini, dicevamo, vedete che poi non riesco a portare avanti i discorsi. Le origini dei capelli grassi. Le origini dei capelli grassi sono principalmente quattro. La prima, che è quella a cui tutti si arrendono, anche se poi in realtà è tutto da vedere, è quella della predisposizione genetica. Allora, è normale durante la propria vita, se si hanno sempre avuto i capelli grassi sin dall'adolescenza, perché i capelli grassi si presentano dall'adolescenza, ossia dall'attivazione degli ormoni, perché prima il corpo del bambino non produce ormoni, ne produce soltanto ormoni, cioè non produce ormoni sessuali, che sono quelli che vanno appunto a determinare queste problematiche, brufoli, pelle grassa, impurità, pelle secca, eccetera, eccetera. E di conseguenza non ha modo di fare un paragone. Intorno ai 12-13 anni si attivano gli ormoni impazziscono, quindi la maggior parte degli adolescenti presenta capelli grassi per una questione di scompenso ormonale. Magari ricorre a dei prodotti per andare a compensare questo problema, ma il capello grasso gli resta anche superata la fase adolescenziale. E si convince che il capello sia grasso per predisposizione genetica. In realtà le persone con la predisposizione genetica al capello grasso sono estremamente poche. E come vi ripeto sempre, non mi stancherò mai di ripetervi, la predisposizione genetica non è una condanna, è una base da cui noi partiamo. Possiamo sempre ottenere dei risultati. Perché dobbiamo pensare la predisposizione genetica come a un terreno, ok? Se noi abbiamo un terreno argilloso, questo è il perito agrario che è me che parla, sappiamo di poterci coltivare determinate cose, mentre se abbiamo un terreno sabbioso, sappiamo di poterne coltivare altre. È ovvio che se noi vogliamo fare, che ne so, una coltivazione che richiede un terreno sabbioso su un terreno argilloso, non otterremo mai nessun cavolo di risultato.
Ma l'errore non è nella genetica, l'errore è, cioè non è nel terreno, quindi non è nella genetica, l'errore è nella nostra incapacità di renderci conto, scusatemi un attimo, devo vedere bene, non ho la luce, ok, nel non renderci conto che dobbiamo fare delle cose diverse, possiamo comunque ottenere dei risultati, ma dobbiamo muoverci in modo diverso, quindi dobbiamo coltivare su quel terreno qualcosa che non è magari quello che vogliamo noi. Sì, io non metto sostanze polverose, non metto la cipria quando mi preparo, non faccio nemmeno la base, come avete visto, ho soltanto fatto il contorno occhi perché mi secco, cioè se metto un po' di polvere mi secco e non uso pennelli per gli occhi perché la mia pelle sulle palpebre è molto molto delicata, quindi quasi sempre vado o di sostanze grassose oppure se uso trucchi minerali o comunque ombretti in polvere, vado con le dita perché i pennelli proprio mi ammazzano la pelle. Ok. In genere non uso nemmeno il fard in polvere, però sto cercando di consumare questo. Anche perché sennò tra un po' scade. Allora, quindi le persone che effettivamente hanno i capelli grassi per predisposizione genetica sono pochissimi. Pochissime, scusatemi. Ma molte persone si convincono di esserlo perché magari fanno dei tentativi magari brevi oppure con prodotti scorretti, queste cose così. Sì, non mi guardate, io tiro un sacco la pelle, non andrebbe fatto. Praticamente fanno dei trattamenti scorretti, non ottengono i risultati e si arrendono all'idea che possa essere la genetica. Cioè, ah, va bene, ok, ho fatto di tutto, non è vero, c'è sempre qualcosa che si possa fare, ricordatevelo, anche se avete la predisposizione genetica, cioè anche se alla fine vi accorgete di avere una predisposizione genetica. C'è sempre qualcosa che si possa fare per migliorare le cose. La predisposizione genetica è una cosa molto molto rara, ma può essere una delle cause. Ve ne parlo per prima proprio perché è la più rara, cioè sto andando per rarità, dalla più rara alla più frequente e nel contempo dalla più grave, diciamo, tra virgolette, perché ovviamente chi ha una predisposizione genetica deve strutturare la sua intera routine per andare a tamponare questo problema, un po' come io che soffro di capelli secchi e tutta la mia routine, la scelta dei prodotti, la scelta delle ricette, delle formulazioni che vado a creare, è tutta quanta pensata per non andare a disidratare il capello perché già si disidrata soltanto se lo guardi. Ed è per questo che la possiamo definire la più grave, tra virgolette. In realtà non è grave, non vi preoccupate, cioè non state morendo se avete i capelli grassi per genetica. La seconda motivazione è, ok, uno scompenso ormonale. Questo che cosa vuol dire? Che voi geneticamente non siete predisposti ad avere i capelli secchi, la cute secca, ma il vostro capello, mi sono bruciata le ciglia, va bene, non fa niente. Ma praticamente il vostro corpo produce gli ormoni in un modo che è disequilibrato praticamente. Ho messo troppo burro cacao e di conseguenza questo scompenso ormonale vi causa una sovreccitazione delle ghiandole sebacee. E quindi vi porta ad avere la cute grassa. Questa cosa è forse quella effettivamente grave, diciamo, perché? Perché si può risolvere soltanto con una cura di tipo ormonale e vanno fatte delle indagini mediche, ovviamente. Quindi se non fate delle indagini mediche, non saprete mai se il vostro problema è una predisposizione genetica o un banale, tra virgolette, scompenso ormonale. Con la cura ormonale, ovviamente andrete a risolvere il problema. Però ci sono problemi di tipo ormonale che richiedono una cura a vita, praticamente. Cioè richiedono di stare sempre sotto farmaci ormonali. Sì, stavo schiaffando. Ok.
Questo rossetto è super cremoso, tra un po' me lo troverò spalmato su tutta la faccia, poi tra l'altro è anche un po' lucidino, quindi non è che mi piaccia particolarmente. Ok, siamo riusciti a truccarci e ad avere come si dice, un discorso abbastanza fluido, diciamo così. Intanto metto anche gli orecchini, metto i miei adorati boccini d'oro, che sono tanto carini, mi piacciono tantissimo. E proseguiamo praticamente. Ci togliamo anche i grappini, poi vabbè mi vedrete spettinata perché mi pettino, ora oggi giro due video, quindi mi pettinerò nel video successivo in cui vi voglio far vedere come si fanno i bagni di fieno greco, perché molti mi hanno richiesto, ah ma questi bagni di fieno greco cosa sono, come si fanno, quindi ve lo faccio vedere direttamente. E dicevamo, il problema dello scompenso ormonale è che si può individuare soltanto appunto attraverso delle indagini mediche e talvolta la cura può essere praticamente eterna, può essere a vita. Però nel momento in cui doveste scoprire che il problema deriva da uno scompenso ormonale, avete risolto praticamente. Nel momento in cui fate la cura adeguata e quindi portate gli ormoni all'equilibrio giusto, il sebo in eccesso scompare da solo, senza che voi facciate trattamenti, cioè senza dover fare niente, basta semplicemente risolvere il problema ormonale. Un terzo fattore è l'alimentazione. L'alimentazione è uno dei più diffusi, è quasi il più diffuso, la motivazione più diffusa per cui le persone tendono a soffrire di capelli grassi. Perché? Perché facciamo una vita frenetica, magari andiamo all'università, quindi tutti i giorni finiamo col mangiare la pizza, le patatine, la pizzetta, il panino, cose grassose, cose molto unte, cibo spazzatura, eccetera. Magari ci viene la fame chimica, scendiamo giù nel cortile dell'Ateneo e l'unica cosa che ci sta in quelle macchinette sono i mottini, i merendini, i Kinder Bueno, cioè tutte cose sì buonissime, ma che non fanno proprio bene alla salute, non apportano vitamine, non apportano liquidi, non apportano le sostanze principali di cui il nostro corpo ha bisogno, apportano soltanto calorie e grassi. Grassi che comunque poi si trasformano non solo in ciccia, si trasformano in tutta una serie di sostanze che diventano scorie nel nostro corpo, lo fanno funzionare male e il corpo fa fatica poi ad espellere e diventa tutta una schifezza e la pelle diventa lo specchio di questa schifezza interna che noi abbiamo. Che cosa fare in questo caso? È uno dei primi consigli che io do alle persone che lamentano capelli grassi. Cura l'alimentazione. Curare l'alimentazione non significa necessariamente eliminare l'olio, eliminare i dolci, cioè non vi sto dicendo di fare una dieta drastica che è sbagliatissima, non significa nemmeno necessariamente andare da un dietologo a farsi fare una dieta calibrata al milligrammo praticamente. Vi basta cercare di gestire nel modo quanto più corretto possibile l'apporto di macronutrienti e di micronutrienti. Se siete proprio a digiuno di queste meccaniche, di questa materia, potete rivolgervi a un nutrizionista e dire: senti, io mi sono reso conto che mangio solo schifezze dalla mattina alla sera, voglio migliorare il mio stato di salute, quindi di conseguenza voglio migliorare la mia alimentazione, dammi delle linee guida. E il nutrizionista vi stilerà una dieta, diciamo approssimativa, nel senso che non vi dirà mangia 20 grammi di questo, 30 grammi di quello, vi dirà più o meno come regolare il vostro menù durante la settimana, come alternare i cibi, eccetera, eccetera. Se poi invece avete un pochino di infarinatura, ne capite un pochino dell'argomento, ci sono tantissime applicazioni da scaricare sul cellulare di fitness praticamente che vi permettono, inserendo gli alimenti che avete mangiato, di capire quante calorie avete assunto, quanti macronutrienti avete assunto, eccetera, eccetera, così da riuscire a correggere la vostra alimentazione. La base principale per correggere la vostra alimentazione è limitiamo praticamente questi cibi spazzatura e prediligiamo il consumo di frutta e verdura fresche, beviamo molta acqua non significa 8 litri
Se siete abituati a bere 2 bicchieri d'acqua in una giornata, cercate di superare almeno il litro d'acqua. L'ideale sarebbe bere 1,5 litri, 2 quando fa freddo e 2,5-3 quando fa caldo. Io ne bevo in media quasi sempre 2-3 perché comunque cammino molto, quindi sudo anche quando fa freddo, di conseguenza devo integrare i liquidi. Bevete delle tisane, non perché siano drenanti, eccetera, tutti i detox e tutte quelle stronzate lì, ma perché le tisane, oltre ad apportare liquidi, apportano elementi minerali, quindi vi aiutano contro la demineralizzazione, soprattutto se magari fate sport oppure ecco, semplicemente siete persone sempre di corsa. Se dovete scegliere qualcosa di dolce, è meglio scegliere qualcosa di fatto in casa, biscotti fatti in casa, una torta fatta in casa, cose insomma un po' più naturali, un po' meno sintetiche. Prediligete comunque cibi non troppo ricchi di grassi saturi, prediligete quindi un'alimentazione più leggera, che non significa povera, significa ricca, ecco, meglio gli oli che derivano dai cereali o l'olio d'oliva, piuttosto che oli schifosi di fritture, eccetera, eccetera. Le fritture, se avete la cute grassa, dovete dimenticarle per un po'. L'ultima causa, invece, che è poi la più diffusa, ma è anche la più semplice da risolvere, è la routine scorretta. Il 95% delle persone che soffre di cute grassa e che magari si convince che sia un problema genetico, di fatto commettono 2 errori fondamentali. Mangiano male e hanno una routine cosmetica completamente sballata. Prodotti troppo aggressivi, asciugatura selvaggia con il phon troppo caldo, stress meccanici ai capelli. Se voi avete stressato la cute fino a portarla a un livello di irritazione, per cui è diventata ipersensibile, basta una minima stronzata, scusatemi del termine, e i capelli vi si ungono. È normale, è una difesa del corpo. Quindi, che cosa fare? Vi ho dato tanti consigli nei video precedenti che vi lascio comunque linkati qui sopra e giù nell'area info box, ma ve li ribadisco anche qui. Dovete correggere la vostra routine, ridurre il calore del phon e aumentare nel contempo la distanza del phon dai capelli. Riducete gli stress da styling, perché sono quelli di cui potete fare a meno, cioè non occorre piastrarvi i capelli tutte le settimane, non occorre arricciarvi i capelli tutte le settimane. Semplicemente tenetevi per un po' imparate ad amare i vostri capelli nella loro forma naturale, e magari se proprio non vi piacciono li raccogliete in un'acconciatura, in un raccolto. Cercate comunque di essere un po' meno invadenti nei confronti dei vostri capelli. A un certo punto la cute non ce la fa più da sola a riequilibrarsi e al minimo sentore puff, esplode. Che modo ha per esplodere? I modi per esplodere sono fondamentalmente due. O si fa venire le irritazioni, le vesciche, il prurito e tutto il resto appresso, oppure produce più sebo. Fateci caso, le persone che soffrono di cute grassa, se voi state guardando questo video, siete tra queste, in genere soffrono di pruriti alla cute. Perché? Perché la cute sostanzialmente è secca, disidratata e irritata. E uno può dire: ma com'è possibile? È unta. È unta, cioè tutto ciò che è oleoso non è liquido, non va a idratare, anzi va a disidratare, va a creare un effetto rebound, perché voi andate a sgrassare eccessivamente con prodotti aggressivi, poi trattate la cute con calore eccessivo, vicinanza eccessiva del phon, magari con la piastra, col ferro arricciacapelli, magari fate decolorazioni su decolorazioni, cambiate colore ogni settimana, eccetera, eccetera. Cioè, avete praticamente fatto passare ogni settimana sulla vostra cute un esercito di cavallette. Come vi aspettate che possa germogliare qualcosa? Su via, è un miracolo che abbiate ancora i capelli in testa, e questo è perché il corpo umano è una macchina perfetta. Che cosa fare quindi? Eliminare tutte queste cattive abitudini. Se le avete già eliminate, dovete dare un'occhiata ai prodotti. Evitate gli shampoo con solfati perché sono troppo aggressivi per la vostra cute. Io vi ricordo che quando uso il termine aggressivo, il mio riferimento è a una routine total natural. Perché io ho sofferto per anni di capelli grassi, ho lottato per anni con i capelli grassi, mi ero convinta di dovermi abbracciare la croce, vabbè, ho i capelli grassi per genetica, poi sono passata al total natural
e ho scoperto che invece ho i capelli secchi. Perché? Perché il corpo, non venendo più aggredito da sostanze troppo aggressive rispetto a quelle che utilizzo adesso, rispetto a quelle di cui il mio corpo aveva bisogno, è tornato in pace. Io non faccio più sebo, ragazzi, cioè io non faccio sebo. Ora ho praticamente i capelli, questi sono i miei capelli sporchi di 10 giorni. E finalmente si vede un poco di sporco. E sapete perché? Perché l'altro giorno ho messo un pochino di olio sopra perché ho tutti questi capellini nuovi che si sparano, mi davano fastidio. E ho messo giusto una sporcatura di olio qua, ma altrimenti io non avrei niente. Chi poteva stare prima 10 giorni senza fare lo shampoo? Mi sarei ridotta con una friggitrice in testa. Quindi correggete la vostra routine, scegliete prodotti molto molto delicati, non andate a leggere l'etichetta che dice ah, super delicato. Io ho visto certe cose destinate ai bambini che io non metterei in testa nemmeno al mio peggior nemico, perché contengono delle sostanze veramente estremamente aggressive, soprattutto per la pelle di un bambino. Basti pensare che l'olio Johnson era fino all'altro giorno petrolio puro e veniva consigliato per i bambini. Io penso a tutte quelle mamme inconsapevoli che hanno messo petrolio sulla pelle dei figli per anni, convinte di fare il loro bene. È una cosa che io trovo praticamente vergognosa. Ora pare che l'olio Johnson abbia deciso di togliere la paraffina da questo prodotto, il che vuol dire che secondo me toglierà il prodotto perché era quasi il 90%, c'era solo quella lì dentro. E quindi non guardate le etichette davanti, quelle frontali che vi dicono ah, delicato, eccetera, eccetera. Leggete l'INCI, consultate il biodizionario, prendetevi un pochino di tempo per studiare gli ingredienti, in modo da capire se effettivamente il prodotto possa essere aggressivo o meno per le vostre esigenze, perché voi dovete andare all'insegna della delicatezza. Tanto lavate comunque i capelli tutti i giorni, o un giorno sì, un giorno no. Se lo shampoo è più delicato, è meglio. Potete lavarli tutti i giorni senza senso di colpa. Dopodiché dovete anche correggere l'alimentazione, che è il secondo fattore fondamentale per questa cosa. Se nel momento in cui avete corretto la routine e i prodotti e avete corretto l'alimentazione, vedete che comunque i risultati non ce ne stanno, allora andate a fare un'indagine medica per capire se il problema è di tipo ormonale. Se anche in questo modo risulta tutto quanto a posto e no, allora rientrate in quella piccola percentuale di persone che ha i capelli grassi per genetica. E a quel punto la risposta migliore che potete fare è abbracciarvi la croce da un lato e stilare una routine all'insegna della delicatezza, dell'idratazione, per andare appunto a convivere nel modo migliore possibile con questo problema. Prima di concludere, volevo fare un appunto. Nell'ultimo video in cui parlavo dei capelli grassi, quello sui trucchetti dei capelli grassi, che vi lascio linkato qui su nelle schede e giù nell'area info box, ho detto che partire dall'allungamento del range di shampoo è sbagliato, forse mi sono espressa male. Qualcuno ha capito che provare ad allungare il range di shampoo è sbagliato. No, provare ad allungare il range di shampoo è giustissimo, ma non deve essere il punto di partenza, deve essere l'ultimo passaggio. Sarà una cosa che piano piano verrà quasi spontanea. Cioè, se voi correggete la routine, correggete l'alimentazione, eccetera, eccetera, utilizzate dei trucchetti per aiutare la pelle a depurarsi con delle ricette naturali, degli impacchi, eccetera, eccetera, è normale che magari se lavate i capelli ogni 24 ore vi accorgerete che da soli restano puliti più a lungo, tipo restano invece di 24 ore un giorno e mezzo oppure 2 giorni. A quel punto verrà normale andare ad allungare il range di shampoo. Che cosa è sbagliato? È sbagliato lavare i capelli tutti i giorni fino a ieri e oggi dire ok, basta, da adesso li lavo una volta a settimana. È molto sbagliato perché significa che il vostro capello, abituato a essere lavato dopo 24 ore, dovrà passare 5-6 giorni col sebo che si accumula. L'allungamento del range di shampoo deve innanzitutto essere graduale e deve essere l'ultimo passaggio che fate. Cioè, deve essere veramente l'ultima cosa. Dovete immaginare il vostro percorso come dei gradini. Il range di shampoo è in cima alla scala, voi siete in fondo. Dovete prima fare tutti i passaggi precedenti, quindi correzione della routine, correzione dell'alimentazione,
Dopo seguire tutti i trucchetti, quelli basilari, pulire la spazzola, eccetera, eccetera, che vi ho dato nell'altro video, poi successivamente cominciare tutti quei trattamenti che servono a depurare la cute, di cui vi ho parlato nel video ancora precedente, e alla fine l'ultimo gradino è l'allungamento del range di shampoo. Questo che cosa vuol dire? Non è sbagliato cercare di allungare, è giustissimo. Dovete trovare però il momento giusto per farlo e non fatelo come primo step perché non vi darà nessun risultato, anzi vi creerà un accumulo di sebo in cute che vi rallenterà la crescita e andrà ad occludere i pori e creerà tutta una serie di problematiche. Non abbiate la fretta di allungare il range di shampoo, quella è una cosa che verrà da sé piano piano con il tempo o che magari dovrete stimolare un poco ma solo dopo aver fatto tutto il percorso. Detto questo, noi ci salutiamo qui, in realtà io tra un po' girerò il prossimo video. Ci vediamo domani al prossimo video. Nel frattempo, io non posso che augurarvi una buona giornata. Ciao!